Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble, and fully self-awakened one. Omaggio al Buddha, beato, nobile e pienamente autoilluminato. So we've covered a tremendous amount of teachings over these past few days. Abbiamo spiegato moltissime cose nei giorni passati. And you can always revise it by reading books, etc. Potrei sempre riguardare queste cose leggendole sui libri o altro. Yeah, but in a sense we've got to bring it into our daily lives. Ma in un certo senso dobbiamo portarlo nella nostra vita quotidiana. And that's where the difficulties begin. E questo quando le difficoltà iniziano. So I want to start really by what I think are the two fundamental attitudes that make life that bring contentment and happiness to life. Quindi voglio cominciare con quello che io penso siano le due attitudini fondamentali per portare contentezza alla vita quotidiana. Yeah. So the first one is forgiveness and the second one is gratitude. La prima è il perdono e la seconda è la gratitudine. Whenever we do harm, even if it's just a sharp word to somebody. Ogni volta che facciamo del male, anche se è una cattiva parola a una persona. You see, it's impossible not to feel a sense of self-righteousness. È impossibile, quando si dice una parola, anche se si dice una parola del genere, non sentire un senso di essere più importanti. And with it the sense of guilt and shame and ultimately remorse. E con questo avviene anche il senso di colpa, la vergogna e alla fine anche il rimorso. Now we might be able to push it down with that self-righteousness. Possiamo sopprimere queste cose con questo senso di essere più importanti. But it's just within our nature to know that we've done harm and there are these feelings of guilt and shame about it. Ma è nella nostra natura sapere che abbiamo fatto del male e di sentirci in colpa e vergognarci. It's just part and parcel of that delusion about self. Scusate, prima ho scordato, possiamo sopprimere queste cose, ma è parte della nostra natura. E questo fa parte del pacchetto del non sé. No, del sé. Del sé, scusate, yeah. Del sé. It just comes with that sense of me, a being important. Questo viene con un senso di me, sono importante, mi sento importante. And just as that there's a false premises beneath that sense of pride, when it's ever undermined, that's when you feel these negative mental states. E c'è proprio una base sbagliata che sotto questo credere, e quando questa viene minata si creano questi stati mentali. So the ability to make to develop that facility within us to say sorry, make amends, ask for forgiveness is absolutely essential. Quindi è assolutamente essenziale sviluppare dentro di noi quella facoltà di chiedere scusa, di farci perdonare. Make amends. E chiedere scusa, farci perdonare. Farci perdonare, yeah. Okay. Ask for forgiveness. And ask for forgiveness. E riconciliare, make amends. Yeah, the desire to seek reconciliation. Il desiderio di cercare riconciliazione, quindi. And the reason is, of course, that the other person will hold a grudge. E l'altra ragione, naturalmente, è che l'altra persona sarà indignata.
And there are consequences for any unwholesome action. This is what we understand by karma. Questo è quello che capiamo dal karma, è che ci sono delle conseguenze per ogni azione che non è salubre o sana. So it's good practice to undermine that as quickly as possible. Quindi è una buona pratica minare questa cosa immediatamente. On the other side, just the easy ability to forgive when somebody's harmed us. E dall'altra parte l'abilità di perdonare prontamente quando qualcuno ci ha fatto del male. Otherwise there builds up in us this backlog of resentments. Altrimenti accumuleremo questo risentimento dentro di noi. And I think that relationships, whether they are at work or a close relationship between two people, e le relazioni, che siano al lavoro o una relazione fra due persone, if these things are not sorted out, then of course it creates all those bad feelings and eventually the breakup of that relationship. Se queste cose non vengono risolte, si creano mano a mano dei sentimenti negativi e poi queste relazioni si dissolvono, si rompono. In the monastic order, every quarter moon, we have to get together and confess all the mistakes we've made. Nell'ordine monastico ogni quarto di luna dobbiamo stare tutti insieme e confessare tutti gli errori che abbiamo fatto. It depends on the group of monks that you're with. Dipende dal gruppo di monaci con i quali sei. You join with another monk. So you speak together. With another you speak monk? Together. Excuse me. Yeah. Quindi si parla con un altro monaco. And in some traditions, you have to be very precise as to the rules that you've broken. E in alcune tradizioni deve essere molto preciso riguardo alle regole che abbiamo rotto. So these are not your thoughts. It's what you've said or what you've done. Questi non sono i pensieri, è quello che hai detto o quello che hai fatto. But in other traditions you just say you've broken so many rules in so many parts. Ma in altre tradizioni dici semplicemente ho infranto tante regole in queste parti, quindi è più generale. And then the response is, do you see the harm you've done? E la risposta è, riesci a vedere il male che hai fatto? And the answer is, yes, I do. E l'altra risposta è, sì, lo vedo. And then the question comes, will you resist behaving like that in the future? Resisterai a deciderai di non comportarti in questo modo nel futuro? And then you say, oh yes. E devi dire, oh sì, sì, sì. Yeah, absolutely, yeah. Assolutamente sì. So what it means is that every 7-8 days, the monastics, monks and nuns, will get together to empty their hearts of any sense of resentment or feelings of the desire to ask for forgiveness. Questo in pratica che cosa vuol dire? Che i monaci e le monache ogni 7-8 giorni si incontrano e svuotano il cuore, si aprono il cuore per chiedere perdono e fare pace. That's right. So unless you do that, then unwittingly these resentments build up until they overcome you. Quindi a meno che non facciamo questo, anche inconsciamente questi desideri possono prendere il sopravvento e creare dei problemi. There was I read of a journalist who went down to see how dolphins were trained. Ho letto di un giornalista che è andato a vedere come si addestravano i delfini. And what she saw was that when a dolphin didn't do the trick, failed to jump through the hoop. E quello che questa giornalista ha notato, che quando un delfino, ad esempio, sbagliava e non saltava attraverso il cerchio,
The trainer said nothing. It was as though it hadn't happened. Il trainer gli non diceva niente, era come se il delfino non avesse fatto niente. But when the dolphin jumped through the hoop, ma quando il delfino saltava attraverso il cerchio, they made a great noise of congratulations. Lo congratulavano ad alta voce. Ah, diciamo. They blew trumpets. Suonavano le trombe. And so she thought, that's very interesting. E ha pensato, ah, questo è molto interessante. So she began to treat her husband like that. E quindi ha iniziato a trattare suo marito in questo modo. So every time the husband did something that would normally annoy her, quindi ogni volta che il marito faceva una cosa che a lei dava fastidio, she wouldn't say anything. No, no. Non diceva niente. But when he did something that was what was pleasing to her, she would praise him. Ma se invece lui faceva una cosa che a lei faceva piacere, lei lo lodava. And he changed. The relationship became wonderful. Ed è cambiata, la relazione è diventata meravigliosa. He became a dolphin. No. And then of course she went and told him the way she'd been behaving. E naturalmente poi è andata e glielo ha detto, gli ha detto come aveva iniziato a comportarsi. So I'm sure he felt perhaps a little tricked by it. All'inizio forse si è sentito un po' che è stato preso in giro da questa cosa. But he began to treat his wife in the same way. Ma anche lui iniziò a trattare la moglie nello stesso modo. And they live happily ever after. E vissero felici e contenti. Yeah, at least at the end of the article. Almeno fino alla fine dell'articolo, poi. So I just think that is so important in human relationships. Io penso che questo è importantissimo nelle relazioni umane. Otherwise it's like a cancer in the heart. Altrimenti è proprio come un tumore nel cuore. And then perhaps the most difficult is of course to forgive oneself. Ed ora forse la cosa più complicata è perdonare se stessi. And in a sense you have to be able to talk to yourself kindly and make these resolutions not to behave like this again, you see. Ed in un certo senso dobbiamo essere in grado di parlare a noi stessi in maniera gentile ed impegnarci a non comportarci più in questo modo. Yeah. So this exercise we'll be doing tomorrow after the metta practice. E faremo questo esercizio domani dopo la pratica di metta. Ah. And when we do the practice, it's a bit like you're preparing for an interview. Quando facciamo questa pratica è un pochino come quando ci prepariamo ad un colloquio. Yeah, when you know you're going for an interview for a job, shall we say, you know, you go through the interview in your mind, etc., etc. Supponiamo che dobbiamo andare ad un colloquio, naturalmente cominciamo a prepararci e quindi andiamo attraverso le cose che vogliamo dire, prepariamo quello che vogliamo dire. Yeah, so that when you go into the interview, at least you've got a certain confidence. Così, quando andiamo al colloquio, ci sentiamo sicuri. Ah, of course the interview never goes as you had hoped. Naturalmente il colloquio non va mai come pensavamo, come speravamo. But because you know you have that confidence, that's what comes across to the people who are interviewing you. Ma perché abbiamo quella confidenza, le persone penseranno che sta andando tutto bene. La confidenza arriverà anche a loro. So the exercises we'll be doing tomorrow has that ability to make to, as you say, to prepare ourselves so that we very easily ask for forgiveness. Quindi l'esercizio di domani è che così ci prepariamo affinché possiamo chiedere perdono in maniera più semplice o più in maniera più semplice. And to forgive others. E perdonare gli altri. And to forgive ourselves. E perdonare noi stessi. And as you know, this is one of the fundamental teachings of Jesus Christ. Come sapete, questo è uno degli insegnamenti fondamentali di Gesù. And if you remember when they said to him, should we forgive seven, eight times and then take revenge? Se vi ricordate, quando gli hanno chiesto, dobbiamo perdonarli 6 o 7 volte e poi vendicarci? No, he said,
you know, seven times seven, in other words, all the time. Lui ha detto sette volte dovete perdonarli, in altre parole dovete perdonarli sempre. Ah. The second quality is gratitude. La seconda qualità è la gratitudine. And if you might not have done this, but if you start making a list of all the things that you've received without having to pay for them or even said thank you. Forse non l'avete mai fatto, ma se cominciate a scrivere una lista di tutte le cose che avete ricevuto senza dover pagare niente o anche senza aver dovuto ringraziare, ah, you'll find a bookload of things. Troverete che la lista è molto lunga, lunga quanto un libro. Ah. I mean, obviously there's nature. When, you know, how often do we thank nature for giving us our food, etc., etc.? Naturalmente c'è la natura, quante volte ringraziamo la natura per nutrirci? Ah. And then there's our culture. Poi c'è la nostra cultura. Ah. Which gives us our language, it gives us our history, it sort of places it, it feeds us our connection with other people. Naturalmente la nostra cultura ci dà il linguaggio, la nostra lingua, la nostra storia e nutre le nostre relazioni con le altre persone. It includes, you know, education, which, you know, unless which most people don't pay for, they're just given it, huh? Questo naturalmente include l'istruzione, la maggior parte delle persone non devono pagare per l'istruzione. And in our, you know, in Europe and also in Western countries, just the health system, the caring system, no matter how bad it is, it is free, in a sense. E naturalmente in Europa e comunque nella maggior parte dei paesi occidentali il sistema sanitario è gratuito, a volte non importa quanto è malandato, ma comunque è gratuito. Ah. And then there's our extended families. Poi ci sono le nostre famiglie. And then of course is our own parents. I nostri genitori, naturalmente. Ah. Even if we think that they weren't very good parents, at least they gave us birth. Your mother gave you birth, they looked after you, they fed you, etc., etc. Anche se pensiamo che non sono stati dei buoni genitori, almeno nostra madre ci ha partorito, ci hanno dato da mangiare, ci hanno vestito, eccetera, eccetera, ci hanno cresciuto. And then of course there's the Dharma, there's our spiritual offerings given to us in this tradition by the Buddha. E poi naturalmente c'è il Dhamma, gli insegnamenti spirituali che ci sono stati tramandati dal Buddha. Ah. And I think that when you make your list, you'll realize it's impossible for you to repay. E quindi quando cominciamo a scrivere questa lista, ci rendiamo conto che è impossibile per noi ripagare tutte queste cose. And not that your parents or the Buddha would want you to repay. Non è che i nostri genitori vogliano che noi li ripaghiamo, tantomeno il Buddha. Mm. And what this does, of course, is it gives in you a great desire to give. E questo crea dentro di voi un grande desiderio di donare, di dare. And when the Buddha was talking to lay people, he always started with dana, generosity. Quando il Buddha parlava ai laici, parlava sempre all'inizio del dana, della generosità. Mm. He pointed out that even thieves can be generous. E disse che addirittura anche i ladri potevano essere generosi. Ah, so somebody steals a 100 euros from you but was able to give it out to other people. Ad esempio, un ladro potrebbe rubarci 100 euro ma sarebbe in grado di darlo ad altre persone. Potrebbe essere in grado di darlo ad altre persone. And that generosity is two kinds. You can be generous with your wealth and with your time. E ci sono due tipi di generosità, uno è con il denaro e l'altro è con il tempo. Mm. And this, I'm just thinking, what am I writing here? Oh yeah, the danger of course is that sense of pride about doing something like that. Il pericolo che si nasconde dietro questa cosa naturalmente è quel senso di orgoglio. So, for instance, when you make a donation to a charity,
Ad esempio, quando facciamo una donazione ad una beneficenza. Even if it's a tap on your phone. Anche se semplicemente dobbiamo cliccare sul telefono. Really fill the heart with the right intention. Riempite il cuore con l'intenzione giusta. So I am I'm making this offering for the benefit of. Quindi ad esempio faccio questa offerta per il beneficio di. When the heart is completely full of that intention, tap the button. Quando il cuore è completamente pieno di questa intenzione, cliccate sul telefono. Yeah, because that action reinforces the right intention. Perché quell'azione rinforza l'intenzione giusta. Now, of course, the little devil will arise. Naturalmente il piccolo diavolo comincerà a parlare, a sorgere. Oh, you're so generous. Oh, wow, sei così generoso. Too much, get some back. Ah, hai dato troppo, prenditi qualcosa indietro. So, but we didn't reinforce that, you see. Ma questa cosa non l'abbiamo rinforzata. If you try to stop that coming into your mind, then you're repressing what is unwholesome in us. Se cerchiamo di fermare questa cosa, allora vuol dire che la stiamo reprimendo una cosa che non è sana dentro di noi. But these devils have to be liberated. Ma questi diavoli invece devono essere liberati. So by acknowledging that, you say, quindi you didn't fool me this time. E quindi li prendiamo in considerazione e gli diciamo, ah, questa volta non mi hai preso in giro, non ci sono cascato. Now, when it comes to doing something, helping somebody, again, you have that same sort of problem. E quando invece facciamo delle cose per delle persone, quindi dedichiamo del tempo, possiamo incorrere nello stesso problema. All we have to do is make sure that we have the heart is filled with the right intention, that's all. E quindi di nuovo dobbiamo sempre assicurarci che il cuore sia riempito dalla giusta intenzione. And there is always the danger of becoming, in English you say, a do-gooder. E c'è sempre il pericolo di diventare all I can think of somebody is goody-goody to his shoes. somebody who wants to do you the good they want to do you. Una persona che vuole fare del bene, ma un bene che vuole ricevere, quindi fanno quel bene per ricevere. No. Fare a te il bene che vuole fare lui a te. Ah, ok, ecco, yeah. Quello che vuole lui. Anche lui considera il bene. Ok. Sì, whether you want it or not. Sia che tu lo voglia o no. Ok, adesso ho capito. And of course you can very easily upset these people. E naturalmente puoi infastidire queste persone molto facilmente. Yes. And they will go away thinking, why did they throw me out of the house? I was only trying to help. E se ne andranno pensando, perché mi hanno buttato fuori? Volevo solo aiutare. This won't happen so long as we have the right intention. Questo non succederà se abbiamo la giusta intenzione. The right intention will move us to ask them what they want us to do for them. E la buona intenzione ci muoverà a chiedere alla persona di cosa hanno bisogno. Now, every time you give some of your wealth or some of your time for the benefit of somebody else, you are practicing renunciation. Ogni volta che diamo del denaro o del tempo per il beneficio di un'altra persona, stiamo praticando la rinuncia. Because you could have used the money for your own delight, you could have used the time for your own delight. Perché avremmo potuto usare quel denaro o quel tempo a nostro vantaggio. But you have let go of that in order to help somebody. Ma lo abbiamo lasciato andare per aiutare qualcun altro. So now this little virtuous circle. Quindi questo piccolo circolo di virtù. Of generosity. Gratitude, generosity, renunciation. Questo cerchio di gratitudine, generosità e rinuncia is itself a path to liberation. È anche questo un sentiero verso la liberazione. Because it undermines that whole
that whole wrong view of self as it manifests as desire. Perché mina tutta quella visione sbagliata del sé che si manifesta come desiderio. Ah, so remember, in dependence origination, where you have that feeling and then the reaction to it of either acquisitiveness, greed or aversion. Quindi se vi ricordate nella originazione dipendente, quando abbiamo quella sensazione che poi sfocia nell'attaccamento, l'avversione o ignoranza. That is the escape there, not to behave like that. Il punto di uscita è di non comportarsi in questo modo. And yesterday I was quoting the Buddha saying, you know, we don't know the wonderful results of giving. E ieri ho citato il Buddha quando diceva non sapete quali sono, come sono meravigliosi i risultati del donare. And in the example he gave was the sharing of food. E l'esempio che ha dato era il condividere del cibo. Okay. So then we come to you know, actual daily practice, what we do during the day. Adesso arriviamo alla pratica quotidiana, quindi quello che facciamo durante il giorno. So as I said, the Buddha begins with this generosity when he's talking to lay people. E come ho già detto, il Buddha inizia sempre con la generosità quando parla ai laici. And then he talks about ethical behavior. E poi parla del comportamento etico. So these are the five precepts that we have been repeating in the morning. Questi sono i cinque precetti che abbiamo ripetuto la mattina. And perhaps the most difficult one is right speech. Forse il più difficile è la giusta parola. Because if we're not talking to somebody, we're talking to ourselves. Perché se non stiamo parlando con un'altra persona, parliamo a noi stessi. So from the moment we get up to the moment we sleep, we can't shut up. Quindi dal momento in cui ci svegliamo fino a quando andiamo a dormire non riusciamo a stare zitti. Ah, we're always talking. Stiamo sempre parlando. So what we have to be careful of is that when we are talking to somebody is to be honest, to be truthful. La cosa alla quale dobbiamo prestare attenzione è che quando parliamo con qualcuno dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire la verità. And then that honesty, the one little area where we can slip away from honesty is a sort of exaggeration. C'è una certa parte dove possiamo scivolare via dall'onestà e quella parte è l'esagerazione. In order to impress somebody. Per fare bella figura con qualcuno. So that's something that we often do really to satisfy our pride. Questo di solito lo facciamo per soddisfare noi stessi e il nostro orgoglio. The second one is that our speech should be kind. Il secondo è che la nostra parola dovrebbe essere gentile. Gentile. And the third one is that it has to have some beneficial reason. E la nostra parola deve avere una ragione benefica, deve creare del bene o deve fare del bene. Yeah. And the final one is to say things at the right time. E l'ultima è di dire le cose al momento giusto. So sometimes it is, you know, we're being honest, we're being kind, we're trying to be beneficial, but we said it at the wrong time. A volte tutto quello che abbiamo detto è giusto, siamo onesti, cerchiamo di fare del bene, eccetera, ma diciamo al momento sbagliato. And that can cause more trouble than the rest of it. E questo può creare più problemi di tutto il resto. When it comes to indulgence, it runs right across all the pleasures of our lives. Quando parliamo dell'indulgere, questo include tutti i piaceri della nostra vita. And so it's this, remember, it's this chasing for the drug of excitement. Ricordatevi, è un rincorrere questa droga dell'eccitazione. And it's very difficult for us to distinguish between just enjoying something and then slipping over into this extra bit of excitement.
Ed è molto difficile per noi cercare di vedere quando dalla piacevolezza passiamo a questa eccitazione. And that's that will be one of the struggles to the bitter end. E questo sarà un lavoro duro fino alla fine. How do you say bitter end? Alla bitter end, it's not really an expression. Other than bitter end, la fine, la vera fine. No, non c'è. We could say la fine amara, but it doesn't sound well. No. Then there's the taking anything which distorts or upsets our level of awareness. E poi c'è ingerire o prendere qualcosa che disturba il nostro livello di presenza o consapevolezza. Ah. So again, it's remember the Buddha. What we get from the Buddha are not commandments. Ricordatevi, questi che ci vengono dati dal Buddha non sono comandamenti. He won't make decisions on our behalf. Non prenderà decisioni per noi. Yeah? So the actual translation is to undertake the training rule of. Quindi la traduzione è mi impegno ad allenarmi o a fare il training di questa regola. Ah, sì. We often translate it as precepts, which is sort of in between, but the actual meaning of the phrase is training rule. Molto spesso lo traduciamo come precetto, ma il significato è impegnarci a praticare questa cosa. Mm. So, for instance, you know, drinking wine or beer does have an effect to some extent. Ad esempio, bere del vino o della birra ha un certo effetto su. So it's up to us to know whether we want to go there or not. Quindi siamo noi a dover scegliere se vogliamo farla questa cosa o no. When I began practicing in the Zen tradition, quando ho iniziato a praticare nella tradizione Zen, I used to go to it was a zendo a woman used to be the teacher, where the woman was the teacher. Andavo a questo zendo dove l'insegnante era una donna. Ah, her name was Vajra, which means thunderbolt. Il suo nome era Vajra, che vuol dire lampo di tuono. Ah, and she was. E veramente era. And I used to call her my spiritual mother, which made her used to smile. E la chiamavo la mia madre spirituale e la faceva sorridere questa cosa. So one evening I purposefully went into a pub to drink half a glass of beer. E quindi una sera sono andato in un pub e ho bevuto mezzo bicchiere di birra di proposito. That would be about half a liter. Quello era circa mezzo litro. Something like that. Oh no, quarter litre. Quarto di litro. Yeah, quarter, that's right. On an empty stomach. A stomaco vuoto. Ah, and all I can say is, I'd finished the drink and I was just sitting there, and I just felt this, like a curtain come over my brain. I could feel it. E tutto quello che posso dirvi è che ho finito la mia birra e ho sentito come questa tenda che scendeva sopra la mia testa, il mio cervello. Ah, so that convinced me that if I drink alcohol it's not doing my brain any good. E quello mi ha convinto che bere alcohol non fa bene al cervello, al mio cervello. So really these training rules, it's good to use them as a touchstone when we're looking at our own behavior. Quindi queste regole di training sono utili per come punto di riferimento quando vogliamo pensare al nostro comportamento. Yeah. And the third thing the Buddha would talk about are the devas, the heavenly realms. E la terza cosa della quale il Buddha parlava sono i devas, quindi sono i reami celestiali. Yeah. And really what he's saying there is, if you practice generosity, if your ethical behavior is good, then you'll end up being happy. E quello che diceva è, se praticate la generosità e se il vostro comportamento etico è buono, finirete per essere felici. And
if you find yourself being reborn, you'll find yourself in a heavenly realm. E se rinascerete, rinascerete in un reame celestiale. So in other words, the beginning of spiritual practice is to actually make ourselves happy. E quindi in altre parole, l'inizio della pratica spirituale è di renderci felici. Then when you're happy, you can receive the four noble truths. È solo allora, quando sei felice, puoi ricevere le quattro nobili verità. Ah, and the first is life is suffering. E la prima è la vita è sofferenza. Ah, so, oh, that's interesting. So he then used to go into his four noble truths and then teach them how to meditate. E quindi poi iniziava a spiegare le quattro nobili verità e le insegnava ai meditatori. Ah. Now the actual basic discourse, which is called the jewel of the collection, is the discourse on how to establish mindfulness. Il discorso più importante, il gioiello dei discorsi, è quello su come stabilire la consapevolezza. And this talk was given to the kurus of Kurusadhamma. E questo discorso fu dato ai kuru di Kurusadhamma. So these were people who lived up towards modern Delhi. Queste erano un popolo, una delle persone che vivevano verso Nuova Delhi, l'attuale Delhi. Mm. Which gives you an idea of the amount of traveling that the Buddha did. It was all mainly on foot or ox carts. E questo ci dà un'idea di quanto il Buddha ha viaggiato, se pensiamo che andava a piedi oppure tramite carro trainato da buoi. It was all the way towards Delhi, all the way down to present day Benares, on the Ganges, all the way up to Nepal, and that whole area he would be wandering around. E quindi viaggiava fin da Delhi fino a Benares, su fino al Nepal, quindi ha coperto tutta quell'area. Mm. And he had been to Kurusadhamma, which is that capital town, and had taught them. And then when he revisited, he was impressed by their behavior. Era già stato a Kurusadhamma, e quando ritornò era rimasto molto colpito dal loro comportamento. Mm. So, for instance, he noticed that there was no well talk. So a well where you get water from. Ah, ad esempio ha notato che non c'era più chiacchiericcio intorno al pozzo. Ah, which is that when people gather around the well, there's just a load of gossip. Perché quando le persone si incontrano intorno al pozzo ci sono sempre tanti pettegolezzi. Ah, and he noticed they weren't doing this. E ha notato che non lo facevano più. Ah, so he then taught them this discourse on how to establish mindfulness. E quindi gli ha insegnato il discorso su come stabilire la consapevolezza. And that's of course an integral part of our daily lives to do the practice. E questa naturalmente è una parte integrante nella nostra vita quotidiana su come praticare. And there are two times which have a lot of effect upon us. Ci sono due momenti che hanno un grande effetto su di noi. The first is in the morning, obviously. Naturalmente il primo è la mattina. Ah. So what that does is it sets us in the right sort of in the right direction. It reminds us about our effort to be mindful. Naturalmente questo ci fa cominciare con il piede giusto, ci dirige nel nostro sforzo di essere consapevoli. Yeah. Now it doesn't have to be 2 hours. Non deve essere 2 ore. It can be 10 minutes. Eh? Può essere anche 10 minuti. Ah, it doesn't really matter. It's more to do with the quality of the practice. Ha più a che fare con la qualità della pratica. Yeah, I mean you can sit there for 2 hours and be in Disneyland, you know. Potete stare seduti lì per 2 ore e stare a Disneyland. And then think, oh, you know, I sat for 2 hours. E poi pensare, ma che bravo, ho meditato per 2 ore. It's a complete waste of time.
Era una completa perdita di tempo. So that's important for somebody who has regular practice, we do become lazy. E questo è importante per chi ha una pratica regolare, che diventare pigri. Ah. And so in Zen they always talk about beginner's mind. Nella tradizione Zen parlano sempre della mente del principiante. So if you remember how enthusiastic you were and how committed you were when you first start meditating. Quindi se vi ricordate quanto eravate entusiasti e quanto volevate meditare all'inizio della vostra pratica. So it's trying to get that back every time we sit. Quindi dobbiamo cercare di riprendere quell'entusiasmo ogni volta che ci sediamo a meditare. And in the evening, before you eat is always better. E la sera, prima di mangiare, è sempre meglio. Because after you just fall asleep. Perché dopo ci addormentiamo e basta. So there you're really allowing any accumulation from the day to manifest and exhaust itself. A quel punto lasciamo che tutte le cose che abbiamo accumulato durante il giorno si possano manifestare. So you know, little irritations, little anxieties, anything that you've collected is just a time to let that just appear in the heart and exhaust itself. Quindi tutte quelle piccole irritazioni, quelle ansie, è il momento buono per farle apparire nel cuore e poi rilasciarle. And if you can again just do that for 10 minutes, I think you'll find it a very healing process. Di nuovo, se riusciamo a farle anche solo per 10 minuti, è un processo di guarigione, è un grande processo di guarigione. Yeah. And there's also, you know, to really slow down before you intend to sleep. E un'altra cosa è di rallentare veramente prima di andare a dormire. Yeah. Coming off Facebook and then throwing yourself into the bed. It's not like there's agitation. Spegnere Facebook e poi andare subito a dormire non è buono, yeah. C'è un'agitazione nella mente. Yeah. Or a horror movie, and then you go to sleep. O un film dell'orrore e poi andare a dormire. At least a half an hour you actually begin to develop a quietness, a stillness. Almeno per circa mezz'ora dobbiamo cercare di sviluppare una calma e una tranquillità. So this can be, you know, you can do it with music. Possiamo farlo con la musica. Preferably not heavy rock. Preferibilmente no heavy rock. Sitting quietly, reading something which is inspirational. Sedere in silenzio oppure leggere qualche cosa che ci ispira. Poetry. Poesie. That's a good time to read poetry. È un buon momento per leggere le poesie. And of course you can always sit and practice metta. E naturalmente possiamo sempre sederci e praticare metta. So really it's, you know, it's just a time to wind down and to establish a very peaceful mental state. È un buon momento per rallentare, calmare la mente e stabilire uno stato mentale pacifico, di pace. And to reinforce all that, just to get in the habit of continuously stopping. E per rinforzare questo, creare l'abitudine di fermarsi in continuazione. You'll find some writers use the word pausing. Alcuni scrittori lo chiamano come pausa o pausare. But you see, for instance, you've had a telephone call and you put the phone down and then you go straight into the next thing. Ad esempio, abbiamo ricevuto una telefonata, chiudiamo la telefonata e poi direttamente andiamo a fare la prossima cosa. So whatever mental state we've accumulated during that phone call, we take into the next job that we're doing. E quindi quello che succede è che quello stato mentale che abbiamo accumulato durante quella telefonata ce lo portiamo nel prossimo compito che andiamo a fare. Now, of course, if we've ended the phone call in a happy, peaceful mind, that's fine. Naturalmente, se la telefonata si è chiusa con uno stato mentale pacifico e felice, non è un problema. But if you're irritated, the irritation goes into the next work you do. Ma se siamo irritati, l'irritazione verrà messa nel prossimo lavoro che facciamo, nel prossimo compito che svolgiamo. And of course,
if you take that irritation and then start doing something with that underground irritation, then unwittingly you'll be developing it. E naturalmente se iniziamo a fare una cosa con questa irritazione nel sottofondo, inconsciamente cominciamo a coltivarla. Ah. And so it's the same with anxiety or sadness, whatever. È lo stesso con l'ansia, la tristezza. So it's a case of just stopping, feeling what we've accumulated and just allowing it to pass away a little bit at least. E quindi dobbiamo fermarci, controllare lo stato mentale e lasciarlo che se ne vada, almeno fare del meglio per affinché lo vediamo passare. Mm. And then you see, you have the time to make the next decision really consciously. E quindi in questo modo abbiamo veramente il tempo di prendere la prossima decisione consciamente. Ah. And by the end of the day you do feel you've been more in control of your life. Alla fine della giornata veramente ci sentiamo come ci sentiamo di aver più controllo sulla nostra vita. And also you find yourself having much more energy at the end of the day. E anche ci troviamo ad avere molto più energia alla fine della giornata. Because what really draws our energy out are our emotional states. Perché quello che ci drena l'energia sono gli stati emotivi, gli stati mentali. Oh, okay. So talking about work. What we do in our society, whether it's paid work or charity work. So parliamo di lavoro, quello che facciamo nella società, sia che sia lavoro pagato o lavoro di beneficenza. The attitude which brings joy is one of service. L'attitudine che porta la gioia è un'attitudine di servizio. Now, just because you have an attitude of service doesn't mean to say that you can allow yourself to be abused. Naturalmente, solo perché abbiamo un'attitudine di servizio non vuol dire che lo dobbiamo lasciarci sfruttare. And I think that sometimes people, especially in the caring professions, find it hard to make that distinction. Molto spesso le persone che si trovano nelle professioni in cui si prendono cura di altri trovano molto difficile fare questa distinzione. But also in many workplaces, which really are demanding more work from you than really you're capable of without causing yourself stress. Naturalmente ci sono quei posti di lavoro che ci chiedono veramente troppo, molto di più di quello che siamo in grado di fare, e questo ci causa stress. Mm. And we talked a little bit about this yesterday with the, you know, with how employers use mindfulness to help you know, workers handle their stress. Ne abbiamo parlato ieri di come queste aziende adesso usano la mindfulness per aiutare le persone che lavorano a gestire lo stress. Ah. As if their stress was simply caused by their own internal mental states and not by the amount of demands that are coming upon them. Come se lo stress fosse creato dagli stati mentali dei lavoratori e non da tutte le cose che gli vengono chieste al lavoro. Mm. And ambition doesn't have to be one of ego or pride. L'ambizione non deve essere determinata dall'ego, dall'orgoglio. Ah, so often we think of people who are ambitious as being very, very egotistic, very self-driven, etc. Ego-driven. Molto spesso pensiamo alle persone ambiziose come persone completamente guidate dal proprio ego. But if your attitude is one of service, then you're offering your talents for the benefit of. Ma se l'attitudine è di servizio, stiamo offrendo le nostre qualità per il beneficio di una persona. And if you think that you could be a very good president of the EU, then you should make a go of it. Se pensate che potete essere un ottimo presidente dell'europeo, quindi dovete, secondo me dovreste farlo. Ah.
And somehow to be engaged with society, with the world, in a much broader sense. In un certo senso essere partecipi o ingaggiare con il mondo nel senso più ampio della parola. Mm. Because remember, we are all interconnected, and what we feel, what we think, does have an effect on people around us, etc. And it goes out like dropping a stone in a puddle. Perché ricordatevi che siamo tutti interconnessi, e quindi quello che sentiamo è sentito anche dagli altri. È come gettare un sasso in un laghetto. Mm. So we have these we have these huge problems, very complicated problems. E quindi abbiamo questi problemi enormi, molto complicati. You know, I was talking yesterday about neoliberalism. Ieri ho parlato del neoliberalismo. And then the immigration and the fundamental causes for immigration. E poi dell'immigrazione, quali sono le cause fondamentali dell'immigrazione? We've got this huge climate crisis. Abbiamo questa enorme crisi climatica. Mm. And war, of course, in Europe. E naturalmente la guerra in Europa. Mm. And perhaps you can bring in, the use of animals, vegetarianism. E forse possiamo anche pensare all'uso degli animali, quindi all'essere vegetariani. Yeah. So these are all things that we ought to ponder and have some position on. Queste sono cose alle quali dobbiamo pensare, dobbiamo prendere una posizione su queste cose. And often what we can do is take on a very hard view or an opinion. I'm right and everybody else is wrong. Molto spesso quello che facciamo è di stagnarci sulla nostra opinione, prendere questa opinione, dire io ho ragione e tutti gli altri hanno torto. And this moves towards conceit. E questo si muove verso l'arroganza. Ah. So to undermine that, if we see our view more as a perspective. Quindi per minare questa cosa dobbiamo vedere il nostro punto di vista come una prospettiva. If we see what our view of things as a perspective, we may be open to other perspectives. Se vediamo il nostro punto di vista come una prospettiva, ci apriamo ad altre prospettive. Ah, which allow us to be a bit more subtle in our views, in our opinions. E questo ci rende più fluidi nelle nostre nei nostri punti di vista, nelle nostre opinioni. Ah. And it allows communication. E fa sì che riusciamo a comunicare. Yeah, as you know, in the West especially, I'm thinking mainly of America, there's this huge political separation. Se pensiamo all'Occidente, sto pensando in particolar modo negli Stati Uniti, c'è questa enorme divisione nella politica. Ah. And both sides are incapable of agreeing on anything. So this is not a good place, is it? Nessuna delle due parti è capace a scendere ad accordi, e che questo non è un buon modo di essere. Of course, when you open up to all the horrors that are happening in the world, there can be a feeling of overwhelm. Naturalmente, quando ci apriamo a tutti gli orrori che ci sono nel mondo, possiamo sentirci troppo presi da questa cosa, inondati. So we have to be kind to ourselves, you know. If it's too much, you have to stop the input for a while. E quindi dobbiamo sempre essere gentili con noi stessi, se dobbiamo possiamo interrompere il flusso di informazioni. No. So, these are sort of little indications about, daily life. Sì, sono piccoli consigli sulla vita quotidiana. You'll find lots of books now on practicing daily life. Troverete moltissimi libri sulla pratica nella vita quotidiana. So what I want to do is end with an explanation of the refuges and precepts. Quello che voglio fare adesso, voglio finire con una spiegazione del rifugio e dei precetti. Some people here have already taken the refuges and precepts. Alcune persone qui già hanno preso i rifugi e i precetti.
And what that means is a sort of commitment to the Buddha Dhamma. E quello che vuol dire è un impegno che ci prendiamo con il Buddha Dharma. Yeah. So just like anything in life, in the spiritual life, at some point a person has to choose a particular path. Con la vita spirituale, così come in altre cose, ad un certo punto la persona deve scegliere il proprio sentiero, la propria strada. Yeah. If we keep jumping from Hinduism to Christianity back to Buddhism, then all we do is confuse ourselves. Se continuiamo a saltare dall'induismo alla cristianità al buddismo, tutto quello che riusciamo ad ottenere è una grande confusione. So it may be that you feel you're at a point where you can commit yourself to the Buddha Dhamma. Quindi potrebbe essere che siate a un punto della vostra vita in cui decidete che potete impegnarvi nel Buddha Dharma. So it's really taking a refuge, which means a place you go to when you want help. E quindi è prendere un rifugio, e un rifugio è un posto dove andiamo quando abbiamo bisogno di aiuto. So in the spiritual life we do need a sort of touchstone, we need somebody or some teaching which is a reference point for us. E nella vita spirituale abbiamo bisogno di un punto di riferimento che può aiutarci. Questo può essere un insegnamento. Ah. And so the Buddha himself is the exemplar and the teacher. E quindi il Buddha in questo caso è l'insegnante, the exemplar, l'esempio. Che può essere l'esempio per noi e l'insegnante. Ah. He's not teaching us the Dharma from some sort of intellectual philosophical position. Non ci sta insegnando il Dharma da una posizione filosofica o intellettuale. This was his personal experience. Questa era la sua esperienza personale. Ah. So the teaching comes directly from what he experienced and understood. Quindi gli insegnamenti vengono direttamente da quello che ha esperito e capito. And that Buddha is within us. E quel Buddha è dentro di noi. So when you're taking refuge in the Buddha, you're also saying, I'm taking refuge in the Buddha within me. Quindi quando prendiamo rifugio nel Buddha, quello che stiamo dicendo è prendo rifugio nel Buddha che è dentro di me. Yeah. And the Dharma is that very teaching. E il Dharma è quell'insegnamento. And the practice. E la pratica. Ah. So, although we talk about Buddhism as if the Buddha himself is the core of our religion, shall we say. E quindi anche se parliamo di buddismo come se il Buddha fosse al centro di, chiamiamola, la nostra religione. Ah. The actual center of our dispensation is the Buddha Dharma, is the teaching of the Buddha. Il centro è l'insegnamento del Buddha, il Buddha Dharma. Ah. And when we take refuge in the Sangha, we have confidence that this process actually works. It does actually lead to the end of suffering. E quando prendiamo rifugio nel Sangha vuol dire che abbiamo fiducia nel fatto che questo processo funzioni e che veramente ci porterà alla liberazione. Ah. So there are occasionally people who make it to the end, become arahats, become fully liberated. Quindi occasionalmente ci sono le persone che arrivano fino alla fine, che diventano completamente liberati, diventano arahants. Ah. And there are many people who are at the lower level of spiritual attainments. E ci sono molte persone che sono a livello un po' più basso sulla strada della spiritualità. Ah. So when the word sangha is also used for the monastic orders. La parola sangha è anche usata per l'ordine monastico. Ah. But you're not taking refuge in ordinary monks and nuns. Ma non stiamo prendendo rifugio nei monaci e nelle monache. No, that'd be a big mistake. Questo sarebbe un errore enorme. You're taking refuge in those people who are the noble sangha. Prendiamo rifugio in quelle persone che sono il sangha nobile. Ah, and those are the ones who've intuited nibbana at some level or another.
E queste sono le persone che hanno intuito il Nibbana ad un livello o ad un altro. And then you take the precepts as just a basic platform of the ethical life. E poi prendiamo i precetti come una piattaforma di lancio per una vita etica. And if you feel you want to make that commitment, you can make it just for one year as a tryout. Se volete prendervi questo impegno, potete farlo anche solo per un anno per provare. Ah, and then after a year you might think, well, that's a load of rubbish. I'll do something else. E poi dopo un anno potete pensare, ma quella era spazzatura, farò qualcos'altro. But hopefully you won't, and you'll continue to renew your commitment. Ma io spero che non penserete che sia spazzatura e che rinnoverete il vostro impegno. Yeah. And if you do, I give you this lovely little card. Look. Isn't that nice? E se lo fate, vi darò questa bellissima cartolina. And I write here all the details. Dentro ci scrivo tutti i vostri dettagli, le vostre cose. And at the back I have the refuges and precepts which you undertake to repeat every day as a reminder. E dietro ci sono i rifugi e i precetti che voi vi impegnate a recitare tutti i giorni per ricordarvi. Ah, and I also ask you for a virtue that you would like to develop more. E vi chiederò anche una virtù che voi volete coltivare di più. Mm. And I find the Pali word for it. Cercherò la parola in Pali. And this becomes your secret empowerment word. E questa diventerà la vostra parola segreta di potenza. Ah, sì. So I shall leave a list out, and all I will need is your name, the virtue that you would like to develop, and the time you want to devote to this particular commitment. Quindi tutto quello che dovete fare è scrivere il vostro nome, la virtù che volete sviluppare e la quantità di tempo che volete dedicare a questa cosa. Yes. Somebody once put till my birthday. Una persona una volta ha scritto fino al mio compleanno. And I said, when is your birthday? E ho detto, quando è il tuo compleanno? He said, next month. Il mese prossimo. I said, that's no good. Ho detto, questo non è buono abbastanza. Oh, dear me. And of course you can, those of you who have taken it on a yearly basis, if you feel confident enough to actually devote yourself for life, then that is also an opportunity. Per coloro i quali l'hanno fatto solo per un anno, questa è un'ottima opportunità, e se per chi si sente di volerlo fare per tutta la vita, questa è un'ottima opportunità per farlo. Sì. And that's on Sunday morning before breakfast. Eh? Questo sarà domenica mattina prima della colazione. Yeah. And tomorrow we have all sorts of wonderful things. Domani ci saranno un sacco di cose fantastiche. Ah. In the morning, on the last one, 11th, at 11:30, we'll do an extended metta practice. Domattina alle 11:30 faremo una pratica di metta estesa più lunga. Which will include this forgiveness practice. E questo includerà la pratica del perdono. And also there's a small practice on how to develop determination, commitment. E poi c'è anche una piccola pratica su come coltivare la determinazione. Yeah. And in the afternoon, at the first sitting, 2:30. E nel pomeriggio alle 2:30. I do my fantastic healing exercise. Farà il suo fantastico esercizio di guarigione. Ah, which will change your lives. Che cambierà la vostra vita. Totally. So here we begin with contemplations of the body that the Buddha wants us to do. In questo inizieremo con delle contemplazioni del corpo che il Buddha vuole che facciamo. So there's the contemplations of those the parts of the body that make us disgusted. Quindi c'è la contemplazione delle parti del corpo che ci danno disgusto. Uh-huh.
And then there are one or two other exercises, and then there's a contemplation on aging, sickness and death. Poi ci sono un paio di esercizi e poi c'è un altro esercizio che contempla l'invecchiamento, la malattia e la morte. Yeah. So now, when we're really happy, we can turn the metta that we practiced in the morning towards the body. Oh, e quindi quando saremo così felici possiamo usare la metta che abbiamo praticato la mattina verso il nostro corpo. Ah. And there's a whole process to that. E c'è un processo per questo. So that's what we do, and then after that we can. There isn't a ceremony for chiusura. Non c'è un cerimonia di chiusura. Non ci sarà la cerimonia di chiusura. No, because we do it Sunday morning, you see. Perché lo facciamo domenica mattina. No, and then we can go for a passeggiata. Poi andiamo a fare una passeggiata. Mm. So that's an opportunity just to share with each other our experiences. E questa è un'opportunità per condividere le nostre esperienze. Yeah, very good. I can only hope my words have been of some assistance. Mi auguro che le mie parole vi abbiano assistito. That by your devotion to practice you will be liberated from all sufferings. Con la vostra devozione alla pratica verrete liberati da tutta la sofferenza. Sooner rather than later. Prima piuttosto che dopo. Sadhu, sadhu, sadhu. Ah. That was a bit quick, the sadhu, sadhu. It should be very long and impressive. Shall we do it again? Ha detto che sadhu era troppo veloce, dovrebbe essere lungo e importante e forte. Eh sì. Tomorrow. Okay. So, yeah, it's good time. Take a break and come back. E ci prendiamo una pausa e torniamo.